Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo nello stesso punto dove ci siamo lasciati ieri, signori, all'interno della fortezza che finalmente abbiamo trovato, signori. Allora, prima di partire col video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al canale, signori. Vi ricordo di iscrivervi, di lasciare like e di commentare, perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti, mi ha visto? Porca miseria, è passato un Wither Skeletor subito così. Cazzarola, stavolta mi ha visto, stavolta mi ha visto. No, si fa i fatti suoi. Allora, signori, siccome io voglio evitare un attimino di morirci male subito, chiudiamo un attimino qui, perché dovesse arrivare un Wither Skeletor alle mie spalle, dico, non è l'inizio che desideriamo, decisamente no. Dicevo, signori, che vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Ci riusciremo? Non lo so, dai, però abbiamo un obiettivo. Nella vita bisogna sempre avere degli obiettivi. Cosa facciamo nel video di oggi, signori? Allora, signori, abbiamo cercato tanto questa cazzarola di fortezza, ma non la esploreremo oggi. Decisamente no. No, 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 signorina. Vi lascio ancora col desiderio, con la collina in bocca di scoprire praticamente tutto quello che ci nasconde questa fortezza. Oggi metteremo a sicuro, diciamo, la nostra vita, ovvero creeremo il portale e ce ne torniamo belli belli a casa. Io direi che il portale lo possiamo fare anche qui intanto, però così mi viene fuori misura. Lo dovremmo fare là, perché se lo faccio qui non è pure buono, scusami. Eliminiamo un po' di blocchi di qua, ma il mio piccone, ok. Perché c'ho il piccone? Una domanda, piccone di ferro. Perché non avevo il piccone? Ah sì, perché si stava rompendo il piccone, è vero, ok. Allora, facciamo un attimino di spazio, signori. E lo facciamo qui il nostro portale. E chi se ne frega. Ce lo mettiamo pure. Ok. Datemi l'ossidiana. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4. Dobbiamo pulire là sopra. Anche di qua. 4. Ossidiana di qua. Ok, questo dobbiamo levarlo. Questo pure. Ossidiana di qui. Ossidiana così, sì, così, sì, dovrebbe funzionare. No, lì abbiamo troppo spazio. Ok, quindi ossidiana qui, ossidiana qui e ossidiana qui. Perfetto, questi li recuperiamo, questi blocchi li recuperiamo. Qua facciamo un poco di spazio, ma facciamo che rimango incastrato ritornando da questa dall'overworld. Dalla dimensione quella giusta. Sì, però ho messo sto blocco. Li levo e poi li rimetto i blocchi, ma sono scemo. Mi levi questo, grazie, senza far sfracelli. Ok, perfetto. Ok, signori, accendiamo il portale. Dopodiché ce ne torniamo tranquilli, tranquilli a casa, senza né sapere né leggere e né scrivere. No, la cosa di gas me la porto, scusami. Butta questi ossi che non mi servono a niente. Damose, signori. Portale è partito e va bene. Direi che per oggi, signori, dopo le avventure di ieri e dell'altro ieri, diciamo che possiamo tranquillamente tornarcene a casa, fare un attimino un ricalcolo di tutta la situazione e capire un attimino come affrontare questa nuova avventura. Ok, siamo dentro una caverna. Questa non è la migliore delle soluzioni. Mettiamo subito una torcia. Non vedo torce, quindi non è una zona che noi abbiamo esplorato. Questa è un'altra cosa, un'altra brutta cosa. Là c'è del ferro, però, che potremmo subito andarci a prendere senza se e senza ma. Sì, signori, allora, piccolo calcolo di tutta la situazione. Prima cosa da fare, quasi quasi mi recupero quel ferro. Scusa, non c'ho fortuna qua, sì, ma ne ho ferro nell'inventario da cuocere? No. Allora, recuperiamoci questo ferro così senza né sapere né leggere né scrivere, così nell'ignoranza più totale. Dici, ma ti serve questo ferro? Ma forse no, perché fondamentalmente abbiamo oramai la farm di Golem, quindi diciamo che fondamentalmente non ci cambia più niente avere tutto questo ferro. Guarda là quanto ce n'è, bello, bello, mi faccio ingolosire sempre, non c'è niente da fare. Parto per una cosa e poi finisci in tutt'altra. Torcina, grazie. Lì c'è del carbone che però lasciamo perdere. Allora, calma, calma, non perdiamo il nostro obiettivo principale. Allora, segniamoci intanto le coordinate del nostro nuovo portale.
che queste sono quelle le cose importanti. Ok, signori, io mi sono preso le coordinate, siamo a 3852 blocchi X e a 1828 blocchi Z. Cioè, siamo ancora più lontani del villaggio. Ma quanto cazzo era il villaggio, quello mio nel deserto? Ho perso le coordinate di quel villaggio. Scusa, altra pausa, signori, devo vedere se trovo quelle coordinate. Allora, siamo completamente nella direzione opposta, perché considerate che il villaggio è a 591 blocchi X e di Z a meno 100, 1381. Siamo nella cacca più totale, signori. Non mi basteranno mai i blocchi che ho io qua dietro. Pensavo fossimo molto più vicini, e invece siamo lontanissimi. Quindi noi in che direzione dovremmo andare proprio un attimino per far mente locale? Così diminuiscono le z, ok, e di qua diminuiscono le x, quindi noi dovremmo andare in teoria in questa direzione qua. Quindi dobbiamo andare praticamente tutto di qua per 1000 blocchi, per 3000 blo 3800 blocchi, no, scherzavo, di qua per 3800 blocchi, quindi verso est e poi verso nord. Mamma mia. Si preannuncia un'altra impresa titanica, signori. Si preannuncia un'altra impresa titanica. E va bene, e va bene. Non è un problema, non è un problema, signori. Non è un problema. Ci spaventano noi queste cose? Assolutamente no. Assolutamente no. Siamo pronti e carichi per far tutto, signori. Per far tutto. Allora, io per prima cosa farei una bella scaletta che va di qua. E intanto vediamo di tornare in superficie, signori. Vediamo di tornare in superficie. Ovviamente, però, se è possibile, questo carbone me lo posso prendere, sì. Che poi con fortuna questo mi diventa il triplo. Infatti già non c'ho più spazio nell'inventario. Dobbiamo trasformarlo tutto in blocchi di. Allora, facciamo una cosa. Crafting table, dove sta la crafting table? Questo, buttalo. Ok, metti la crafting table a terra. Facciamo una cosa, una tecnica tattica molto interessante. Tutto quanto così, perfetto. Dov'è l'altro carbone? Tutto quanto così. Dice, è cambiato qualcosa? No, perché fondamentalmente sempre due slot vado a occupare. Quindi buttiamo la spada. Perfetto, recuperiamo la nostra crafting table. Ottimo. Buttiamo la spada. Dammi la crafting table. Dammi la, perfetto. E iniziamo a salire, signori. Ovviamente non con questo piccone, ma col piccone di ferro, e iniziamo a salire verso l'alto, signori. Cerchiamo intanto di capire dove siamo. Una strada verso casa. Ecco, il video di oggi si chiamerà Una strada verso casa. Poi dite come mi vengono i titoli. Porca miseria. Ai ai. Iniziamo male, iniziamo male, iniziamo veramente male. Va bene, e continuiamo a salire, signori. Continuiamo a salire come se non ci fosse un domani. Ci risentiamo appena trovo un'uscita verso l'alto, che già sarebbe qualcosa di importante. Ok, signori, siamo usciti. Siamo fuori dalla prigionia. Uccidiamo queste pecore. Mi dispiace per loro, ma saranno sacrificate affinché noi possiamo avere un poco di. E che cosa cazzarola butto? Queste frecce, ok. Forse qui ho lasciato della lana, può essere? Può essere della lana che mi serve in maniera improcabile. Ok, il sole sta salendo o sta calando? Non lo capisco. Sta salendo, ok. Quindi abbiamo ammazzato tre pecore inutilmente. Allora, signori, abbiamo il nostro buco di arrivo della zona del portale. Ci siamo riusciti a fare la zona del buco, ok? Mettiamo così, segnaliamolo, anche se non sarà per niente visibile, e cerchiamo un attimino di capire, perché noi ora di qua dobbiamo andare dritto, se non ho capito male, di 3000 blocchi. Così, sì, così diminuiscono praticamente le z. Di qua dobbiamo andare di 1000 blocchi avanti. Non è per niente facile, signori, non è per nulla facile, anche perché dobbiamo mantenere un riferimento, signori. Dobbiamo mantenere un riferimento. Non posso fare ora tutta la ferrovia perché ci sarebbe da uscire pazzi. Ci sarebbe proprio da uscire pazzi, signori. Non l'importante è che
Abbiamo dei riferimenti, sappiamo che strada seguire, è giusto? Siamo giusti, siamo giusti? Sì, siamo giusti. Perché fare adesso la ferrovia significa dover mettere tutti i blocchi, no, non è fattibile, non è fattibile. Quindi intanto cerchiamo di tornare a casa, signori, che sarebbe già tanta roba, decisamente tanta roba. Andiamo, andiamo. Siamo lontanissimi comunque, siamo incredibilmente lontani. Ma io non c'ho il feather falling, perché mi faccio sempre male cadendo come un cretino? Mi continuo a fare male cadendo come un cretino. Allora, dai, dai, sempre dritto di qua, sempre dritto di qua. Troveremo qualcosa di interessante lungo questa strada? Chi lo sa? Non si sa, ma il tragitto è lungo e impervio. E forse era meglio esplorare la fortezza in questo video, signori. Forse sì, per quello che si prospetta, forse sì. Forse sì, però no, non ci demoralizziamo, non ci demoralizziamo, signori. Andiamo avanti come se non ci fosse un domani, andiamo avanti come se non ci fosse un domani. Dobbiamo raggiungere la coordinata 0, signori. Perché casa nostra è a 0 blocchi, a 0 blocchi di entrambe le coordinate e noi siamo ancora a 1504. Va bene, signori, faccio un rapido taglio che per voi sarà uno schiocco di dita, per me saranno 1500 blocchi da fare. Sapete com'è finita, signori, che mi sono rotto il cazzo. Quindi, in maniera molto papale papale. Sì, quindi intanto torniamocene a casa, signori. Dopo 2 giorni di esplorazione alla ricerca nel Nether col rischio di morire, ce ne torniamo tranquilli tranquilli a casa senza dar fastidio a nessuno. E ci riorganizziamo, signori, per tornare domani dove c'è quel bel portalone e esplorare quella fortezza, signori. Signori, io sto andando, occhio al buco, sto andando, ma siamo ancora lontanissimi. Siamo ancora decisamente lontanissimi. Qui ci sono una manda di pecore, mucche e maiali, però va bene, non ci interessa, non guardiamo loro. Ma noi abbiamo un obiettivo che è quello di cercare di tornare a casa il più velocemente possibile. La cosa graziosa è che domani, quando dovremo, nell'episodio di domani, che dovremo andare a esplorare la fortezza. Dovremmo rifare tutta la strada per tornare indietro. Questa è la cosa graziosa. Però non perdiamo tempo. Tra l'altro sta calando anche la notte. Ottimo. E va bene. Ci vediamo al prossimo step, signori. Al prossimo step ci... Al prossimo... Appena mi fermo a dormire ci aggiorniamo. Ci aggiorniamo. Ok, signori. Abbiamo resettato il punto di spawn praticamente in un non so dove, quindi speriamo di non morire, perché se dovessimo morire siamo realmente fottuti. E per mucchetta stavo di pecorella. Cosa possiamo buttare? Il basalto ce lo teniamo, il basalto me lo terrei volentieri. La fornace, signora, la fornace la lanciamo via. Ma veramente la crafting table me l'ha già presa. Piglia sta fornace e portala a casa. Continuiamo, signori, secondo giorno di viaggio alla ricerca di casa nostra. Riusciremo a Ma sapete che però io quasi quasi un bel... È che le apette... La pette è fuori. Dovevo prenderlo mentre dormivano. Non ci ho pensato. Dovevo prendere il coso delle api mentre dormivano. Così avevamo le api pure a casa. Non ci ho pensato. E vabbè. Un'altra cosa da fare in un prossimo video. Se ogni tanto vicino a casa qualche apetta dovremmo avercela. Quindi lo faremo poi in un altro video. In un altro video. Però cerchiamo di tornare a casa il prima possibile. Signori. Seconda notte, impressionante. Abbiamo impiegato 2 giorni sani di Minecraft per cercare di tornare a casa. Ancora non ci siamo arrivati, non ci siamo arrivati. Cioè, è una pazzia più totale. Dobbiamo andarci con l'inventario completamente vuoto. E stavo andando di qua io. Sì, con l'inventario completamente vuoto e portarci a casa più cose possibili, signori, perché è impensabile tornarci. In quella ci torneremo forse per andare a cercare porca miseria, ho peccato l'unico punto in cui c'è la roccia praticamente. Per andare a cercare le teste del Wither, signori, ma sarà molto più là, decisamente molto più là. Dobbiamo semplicemente tornarci la prossima volta, non so se sarà domani o dopodomani, perché c'è non so quanta strada, signori, è impressionante. 3000 blocchi sono tanti, dobbiamo trovare un modo per velocizzare questo tragitto, no, perché farlo di rotaie è impossibile. Farlo di rotaie è impossibile. A quanto siamo? A 3000 e a 1300 blocchi ancora. 1300 blocchi. Ci aggiorniamo quando mancano gli ultimi 50, signori. Quando mancano gli ultimi 50 dovremmo già intravedere casa.
Poi altro breve taglio, signori, mentre io continuo a camminare come un pazzo, mentre incontro strutture assurde. Non sto trovando niente, non sto trovando niente di niente, niente che sia un villaggio, niente che sia una torre pillager, niente che sia un mendicante, un mercante, niente, non stiamo trovando niente, signori, stiamo camminando da soli come dei pazzi, solamente per cercare di tornare a casa. Ok, intravedo la palude, signori, intravedo la palude, questo è un ottimo segnale di vicinanza a casa nostra. La palude è un ottimo segnale di vicinanza a casa nostra. Ok, signori, dovremmo essere molto vicini. Finalmente al ritorno a casa, dopo 2 giorni di camminata di Minecraft e 50 minuti di registrazione, che ovviamente voi vedete solamente i soliti 20 minuti, per voi sarà stato molto più veloce e molto meno noioso, e dovremmo essere vicini, signori, almeno secondo quello che mi prospetta il gioco con le sue coordinate, dovremmo essere vicini, anche se io non ricordo tutte queste betulle vicino a casa nostra, sinceramente, ma casa nostra è alle coordinate 00, se la smettiamo di sbattere come così. Non ricordo tutte queste betulle vicino a casa nostra, sinceramente. Ho un ovetto che non posso vendere perché ho l'inventario pieno. Però dovrebbe un attimino comprare. Oh, sì, signori. Sì, signori. La ferrovia. Siamo arrivati praticamente da sud. Vabbè, non me ne frega nulla. Voglio semplicemente andare a casa, dormire nel nostro bel lettuccio e va bene così. Saliamo qua dalla ferrovia direttamente, ce ne sbattiamo altamente il tutto e via. Ce l'abbiamo fatta, signori. Allora, è stato pesante, è stato abbastanza pesantuccio, però abbiamo trovato la fortezza nello scorso video e siamo anche riusciti a tornare a casa. Riusciremo a tornare alla fortezza? Non penso. Nel breve no, signori. Domani ci inventiamo qualche altra cosa. Domani ci inventiamo qualche altra cosa, però intanto col golem alle nostre spalle, se indovino il tasto, perfetto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!